Se si potesse andare da una stella all'altra in bicicletta. Una bike spaziale sparata nell'infinito. A parte la poesia, il vantaggio sarebbe anche quello di non forare mai. Ne sai qualcosa di foraggiatura, eh? Taci, mi sono scotennato le natiche pedalando per 25 km. Prossima volta lo consegni te il programma. Non vorrei strapparti il Guinness della pedalata lunga. So che ci tieni. Spellarsi le chiappe sul sellino è un segno di distinzione. Come rinunciare? Ah, dopo il ride è bello ritrovare l'euforia incorporea del cyberspazio. Un pomeriggio senza smanettare e il mondo mi pare un altro. Non mi tornano i conti con i sensi. Pare che me ne manchi almeno uno. Per me la tastiera è il mio cervello esterno. Ma come facevano prima? Facevano, pure tante di cose ne hanno fatte. Eh beh, sì, è che noi non sappiamo più com'è stare al mondo senza la possibilità di fluttuare nel mondo digitale. Il mondo di sola materia dura è una specie di retrofantascienza per noi. Effettivamente, mi chiedo dove saremmo e che cosa faremmo se non ci fosse stato lui. Una bella carriera da magazziniere, altro che programmatore, un'altra vita, ma proprio un'altra. Che poi ci convivono in molti con questo insostituibile scatolone, ma in generale non è che se ne sappia granché di quello che c'è dietro. Dico, quella storia di pionieri che hanno scalato le vette dell'impensabile, l'intelligenza artificiale. Per noi ora ci sembra tutto normale, come l'acqua che scende dal rubinetto, ma c'è stata un'epoca in cui pareva una bestemmia, altro che dare per scontato, è stata una rivoluzione delle rivoluzioni. Sì, infatti, la faccia di Einstein è nota come quella di Babbo Natale, ma quella del padre dell'informatica è roba da circoli segreti. Già, a ben pensare, la nostra vita l'ha cambiata più Turing che Einstein. Dai, è stato il primo hacker della storia. Pur di craccare il codice della macchina Enigma dei nazi, è riuscito a mettere su il primo calcolatore. Certo, i primi calcolatori furono costruiti con scopi bellici. Poi gli altri pazzi pionieri del hackeraggio alla fine degli anni 50 hanno sognato il personal computer e si sono dati un sacco da fare per realizzare quel sogno. Eh già, ce n'è mica più di fighi così. Partire da un'epoca e inventarsene un'altra. Mitico il Turing. Dai, soffiamoci sto link.